Dopo i primi 5 giorni dedicati alle iniziative collaterali, si è svolta a Teramo la suggestiva parata inaugurale che ha dato il via alla parte agonistica della 50ª edizione della Coppa Interamnia, il torneo mondiale di pallamano. Per le vie del centro hanno sfilato le 160 squadre arrivate da 70 nazioni dei 5 continenti, fino ad arrivare nella gremita Piazza Martiri. Al taglio del nastro erano presenti il patron della Coppa Pierluigi Montauti e numerose autorità, tra le quali il ministro per lo sport Andrea Bodi. Comprendo il senso della vostra passione e di quanto teniate a questo evento che riunisce comunque ragazzi e ragazze che vengono da tutto il mondo sotto le insegne della pallamano in tutte le sue forme e anche a livello intergenerazionale. È un patrimonio che si alimenta in mezzo secolo comunque di storia e quindi è comprensibile la gioia di chi accoglie ma anche di chi viene qui a Teramo. Infatti ha un valore sportivo ma ha un valore che va oltre lo sport, che di questi tempi è ancora più importante, perché la testimonianza è che si possa stare insieme nella diversità dal punto di vista delle origini, dal punto di vista culturale, religioso, e dovremmo fare in modo che il messaggio che parte da Teramo arrivi in tutto il mondo con l'efficacia necessaria in tempi come questi, che sono tempi di umanità in crisi e di guerra che ha il sopravvento, ma non è vero neanche questo, perché comunque operiamo, mi auguro, tutti con lo spirito della pace, che è il patrimonio più prezioso dopo la vita. Dunque la città di Teramo sarà al centro del mondo fino al 15 luglio, sfilata che noi di Rete 8 abbiamo seguito con una lunga diretta che continueremo a seguire fino alla fine dell'evento. Torna ad aprirsi al mondo nella sua manifestazione più viva, più bella, la Coppa Interamnia è Teramo e Teramo è la Coppa Interamnia, lo sto ripetendo da giorni, sembra una banalità ma è invece la dimostrazione di come ci sia un legame fortissimo tra la città e la Coppa Interamnia. Teramo si apre al mondo in un messaggio di solidarietà, di pace, con i sorrisi di questi ragazzi venuti da tutto il mondo, soprattutto in questo momento così importante dove lanciare un messaggio di comunità, di solidarietà, di eliminazione, superamento delle barriere tutte. Dalla nostra città, dal cuore della nostra città si alza fortissimo e non possiamo che gioire per il ritorno della Coppa, che festeggia anche i 50 anni dalla sua prima edizione e soprattutto si proietta in tutta la sua bellezza verso il futuro.